Tutto pronto ormai, la prima fila che si è lanciata, che problema per il numero 7, che è quello di Odessa-Sco. In partenza è veloce dall'esterno, anzi al centro del gruppo Odilax, che assume il comando delle operazioni nei confronti del numero 2 Ondina il Rocco, ma da Niagara Gifar, che dalla seconda fila è partita velocissima ed è già al fianco di Odilax a chiedere strada, e dopo neanche 400 metri di corsa Niagara Gifar è leader. Che significa che il primo quarto di gara è venuto veramente molto molto veloce, nell'ordine del 29. Per Niagara Gifar vale qualcosina ancora di meno. Niagara al comando su Odilax, quindi ancora per linee esterne il tentativo di Milcarec, che è rimasta lì fuori. 43 abbondanti per i 600 di gara, con Niagara che continua a condurre. Molto attaccata alla mano, prova adesso a farsi sotto Milcarec, sollecitata con in schiena OK. Quando siamo di fronte con OK che sposta dalla schiena di Milcarec, e si arriva così al chilometro con Niagara Gifar, che è comunque leader in 1,14. Niagara al comando nei confronti ora del numero 6 OK, che prova ad andare in caccia. OK che si avvicina e si rende minaccioso su Niagara, che ha indubbiamente speso molto le due appaiate ai tre quarti di miglio. Poi anche il numero 11 di Norma Jett, che si fa vedere ora in terza corsia, quando si entra addirittura con OK che sembra poter passare nei confronti di Odilax, poi anche di Ondina del Ronco che si butta in mezzo. Ondina che allora propone spunto decisivo. Ondina del Ronco mette da fuori tutti, viene Olinda Jett, ma Ondina del Ronco ha giocato d'anticipo e viene a concludere con un grande spunto finale. 59 e mezzo per Ondina del Ronco, Mario Minopoli, che trovano un varco preziosissimo all'esterno di Niagara Gifar e vengono a concludere giocando proprio d'anticipo nei confronti di Olinda Jett, che nel finale invece arriva al ciglio opposto della pista, ma a prendere solamente il secondo, mentre per il terzo c'è ancora Ronald Frauenberger con Maya Bredek.